Vorrei ora ricordare qualcosa che potrebbe avvicinarci al significato della A. In Grecia si diceva che la filosofia cominciasse con la meraviglia, con lo stupore. La filosofia, amore per la sapienza, per la conoscenza, inizia dallo stupore, dalla meraviglia. Se si fosse parlato secondo la conoscenza originaria, istintivo chiaroveggente, si sarebbe anche potuto dire che la filosofia inizia con la A. La filosofia, amore per la sapienza, comincia con la A. Per l'uomo dell'antichità avrebbe avuto lo stesso significato. Ma che cosa si ricerca in realtà quando ci si occupa di filosofia? Si ricerca, in ultima analisi, l'uomo, e tutto tende all'autoconoscenza. Quindi la conoscenza, la visione dell'uomo, inizia con la A. Ma è nel contempo la cosa più nascosta, poiché ci si deve sforzare, si deve fare molto per raggiungere questa conoscenza. Soltanto quando ci si accosti all'essere umano, a come si sia formato partendo dall'elemento spirituale e animico-fisico, quando lo si abbia in tutta la sua pienezza, ci si trova veramente di fronte all'uomo e si può dire A con il massimo stupore. L'uomo che si stupisce di se stesso, della propria vera essenza, che prova meraviglia di fronte a sé. Dunque, in realtà, l'uomo nella sua più alta ideale espressione è A. Da Euritmia, linguaggio visibile, di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.